Per quali reati possono arrestarti? Ciao, sono Francesco D'Andrea e sono un avvocato penalista. Non per tutti i reati si può essere arrestati nel corso delle indagini, ma esattamente quali sono i reati per cui si può finire in carcere? Cominciamo col dire che per emettere una misura cautelare in carcere occorre che pendano sul tuo capo gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari. Se non sai cosa sono le esigenze cautelari, ti invito a guardare altri miei video in cui ti parlo di questo argomento. Ciò detto, per arrestarti deve trattarsi di reati gravi. Ma quali sono questi reati gravi? I reati gravi sono quei reati che sono puniti con la pena dell'ergastolo o con una pena superiore nel massimo a 5 anni di reclusione, quindi per stare in carcere. Facciamo un esempio. Reato di truffa, punito con una pena che va da 6 mesi a 3 anni di reclusione. Se la matematica non è un'opinione, anni 3, pena massima per il reato di truffa, è al di sotto degli anni 5 stabiliti dalla norma, quindi non andrà in carcere. Liberi tutti. Reati di violenza sessuale, da 6 a 12 anni di carcere. Qui non c'è molto da spiegare. La misura cautelare potrebbe essere emanata e tu potresti finire in carcere.